Secondo molti analisti, fra un poco succederà un bel pandemonio, un patatrac da paura. Stanno attendendo solo gli earnings per far esplodere tutto. Ed io come la vedo? Beh, male, perché così fosse, visto che una buona parte della mia strategia attiva, come ben sai, è basata essenzialmente su una strategia di earnings, la vedo brutta. Ed allora, come mi devo sentire io? Boh, penso affamato perché ci sto preparando il video alle 6 del mattino, visto che il satanasso non dorme di solito, adesso sì. Comunque, spero tanto che tu sia spaparanzato con la pancia al sole a divertirti. Io mi inumidisco le ossa con la pioggia irlandese. Ciao, io sono Pasquale e questo è il mio canale Io Risparmio, dove ti racconto la mia avventura alla ricerca della mia indipendenza finanziaria. Ed ogni tanto faccio anche qualcosina di molto più analitico, come questo video dove cerco di portarti delle mie impressioni su alcune opinioni che fanno gli esperti del settore. Prima di iniziare col video, volevo darti una bella notizia, anzi la bella notizia, non sono incinta. Beh, comunque qualcosa l'ho partorito. Il nuovo sito internet è online e anche se è scarno di contenuti ed è anche un pochino confusionario, ci sto lavorando duro. Negli spezzoni di vita che mi sono rimasti, quelli non dormita o non allattante, bah. Ma se vuoi andare a visitarlo, l'indirizzo è www.risparmioinvesto.com. Che fantasia che c'ho! Cercherò di portare articoli un pochino staccati dal canale, nel senso che, a parte i primi che per necessità e anche per fare esperienza potrebbero essere ridondanti un po' col canale YouTube, cercherò comunque di rimpolparlo con articoli alternativi al canale, cioè qualcosa che non troverai sul canale YouTube, ma troverai solo sul sito. Allora, cosa succede agli earnings? Secondo un articolo di Bloomberg, che tra l'altro ti vado anche a lasciare qui sotto nella descrizione, ci sarebbero 10 trilioni, madonna mia, di rally azionario che potrebbero essere nuovamente spinti verso il mercato orso, cioè verso il basso, legati al fatto che la stagione degli earnings che è alle porte potrebbe essere un enorme fiasco clamoroso per le aziende che sono quotate. Per Bloomberg ci sono troppe incognite e soprattutto troppi lati, se possiamo così dire, oscuri. Legato al tema, negli scorsi mesi quasi l'80% delle aziende che fa parte dell'indice Standard & Poor's 500 hanno omesso di dare indicazioni sulle stime per i loro earnings che sono a venire a breve. E per cui c'è questo alone di scarsa chiarezza da parte di aziende che in questo momento sembrano non essere minimamente intaccate dalle problematiche legate alla pandemia. Si dice spesso che i titoli quotati in borsa non si muovono in piena sincronia, se così si può dire, col mercato reale, ma evidentemente ci potrebbe anche essere la possibilità che ci sia in corso, magari, che dire, un pompaggio, se così posso usare questo termine esagerato, sia dovuto alla Fed, che pompaggio, pompa, appunto, denaro e rassicurazioni di ogni tipo, ma anche all'eccessiva euforia dei piccoli investitori e anche magari alla speculazione dei grandi fondi. Quello che vedono però gli analisti di Bloomberg è sicuramente la possibilità che questa poca chiarezza da parte delle aziende dello Standard & Poor's 500 possa portare a un tonfo dei mercati. Mi raccomando, lascia un pollice in su per l'algoritmo YouTube, perché c'è il rischio che anche lui sia in vacanza e poi non vede gli earnings neanche lui. Comunque, il problema reale è che di queste aziende dello Standard & Poor's 500, l'80% ha praticamente rifiutato di dare stime sui propri earnings a venire. Non si tratta di un'omissione per tempo o motivazioni particolari. Hanno proprio deciso di non darne ed un poco di puzzetta di bruciato potrebbe essere lì. E venendo da un rally che per crescita improvvisa non si vedeva magari da 2 decadi, almeno questo è quello che dicono gli analisti di Bloomberg, abbondanti, la cosa sembra sempre più drogata da elementi esterni. Gli analisti appunto di Bloomberg si aspettano una contrazione del fatturato dello Standard & Poor's 500 di almeno un 44%. Peggiore performance dalla crisi dei mutui subprime del 2008, per cui sembra quasi una bomba che sia pronta a esplodere in tempi brevissimi. Tra l'altro, le poche aziende che hanno dato linee guida sui loro earnings e fatturati, sono circa 17 su 500, hanno provveduto solo a dare dei dati molto scarni e poco dettagliati per essere analizzati con certezza, per cui cosa succede? Si è creato uno scollamento fra la realtà, magari, e la percezione,
O si tratta solo di una strategia che le aziende stanno mettendo in atto per evitare di dare dei dati che poi potrebbero essere, come dire, smentiti in maniera troppo evidente e creare anche peggiori performance dei titoli poi dopo queste dichiarazioni? Quello che ne viene fuori è che essenzialmente si è di fronte a un enorme punto interrogativo. Senza la possibilità di avere una certezza, un punto di riferimento su dove in maniera tangibile si sta orientando il mercato, non so cosa fare. Tutto questo comparato al fatto che i titoli tecnologici attualmente, per quanto siano stati quelli magari meno impattati, in generale intendo, ovviamente ci sono casi e casi, comunque dicevo, i titoli tecnologici sono alle stelle. Secondo molti analisti, fin troppo, una specie di bolla del dot-com, ma dei giorni nostri. Ora, non ci sarà sicuramente una situazione alla Tiscali, ma comunque mi sembra, anche a me, che sono un po' inesperto, un pochino sopravvalutato il mercato. E se poi si prendono anche in considerazione le premesse fatte poco fa sugli earnings, potrebbe essere una situazione abbastanza problematica. L'articolo in realtà è di 4 giorni fa, io sto registrando questo video il giorno 8 e l'articolo invece è del 4 luglio, per cui mi sento di dire che siano valutazioni ancora molto valide. Dal trimestre precedente lo standard Zeppur 500 è balzato verso l'alto del 24% in valore, aggiungendo circa 10 trilioni di capitalizzazione di valore di mercato. Questo partendo dal più o meno meno 30% del periodo del picco pandemico. E questo ha mandato un po' tutti i calcoli soliti a farsi benedire. Ora, al di là della crescita della capitalizzazione, quello che servirebbe in realtà è una tangente prova che earnings e fatturati vadano nuovamente e costantemente in crescita, in relazione però ai consumi reali delle persone come me e te che vanno a fare acquisti e non basati solo ed esclusivamente sulla fiducia, drogando le quotazioni delle aziende, tra l'altro. Addirittura alcuni analisti esterni a Bloomberg addirittura suggeriscono in questo articolo che guardare gli earnings del 2020 non avrebbe neanche molto senso e bisognerebbe addirittura andare invece ad attendere quelli del 2021, non solo per poter poi percepire la reale connessione col mercato appunto reale, che viene ovviamente impattato da disoccupazione, magari cassa integrazione dove ci sia e risparmi magari di gente che non consuma, ma anche dalla considerazione fatta prima, e cioè che c'è una specie di mistificazione. Che bella parola mistificazione, la voglio riusare. C'è di nuovo una mistificazione degli earnings che potrebbero non essere realmente quelli percepiti. Ed in ogni caso, sempre secondo questi analisti terzi di Bloomberg, quelli del 2021 potrebbero essere, secondo molte stime che loro fanno, molto negativi e rispecchiare in verità e in vero quello che sta accadendo in questo anno, in questo momento, al mercato. Io personalmente ho delle mie considerazioni a tal proposito, ma sono un inesperto, per cui diciamo sono un po' aleatorie. Io sono parzialmente concordo con alcune delle valutazioni di questi analisti, ma sono anche consapevole che seppur possano essere corrette, il mercato ha dimostrato in questi mesi di essere guidato più dalle percezioni e dalle aspettative che non veramente da quello che sta realmente accadendo. E questo potrebbe completamente andare contro qualsiasi analista, qualsiasi prospettiva che gli analisti hanno fatto. L'investimento è fatto di pancia in questo periodo dalle persone poco esperte che hanno movimentato in maniera irrazionale molte delle operazioni di questi ultimi due mesi, soprattutto. Hanno fatto un po' gonfiare il mercato assieme ovviamente anche a Fed che ha spalato. È da dire che sempre secondo la mia percezione, e questo non è assolutamente nulla di certo perché non sono un esperto del settore, è che ci si potrebbe trovare davanti a dei tonfi verso il basso, ma a dei tonfi meno evidenti, a meno che non succeda qualcosa di inaspettato, oppure di una seconda ondata pandemica magari di pari intensità alla prima. Però se non ci sono queste variabili, non credo soprattutto, e non spero, che si possa andare ad avere una correzione che vada oltre a un meno 10 o un meno 12%. Ma sto solo ipotizzando. Non ho dati reali da confermare, questa è un'affermazione che è solo una mia sensazione a tatto, a pelle. E come si sa, di sensazione in sensazione, Warren Buffett e altri grandi investitori non hanno fatto nessun impero, ma lui, come tanti altri altissimi investitori, come ad esempio Ray Dalio, sono diventati famosi perché hanno fatto parlare lo studio e i numeri. Eccoci arrivati alla fine di questo video e anche di questa piccola finestra sull'analisi di mercato. Spero che questa condivisione sia stata di tuo interesse. Se così fosse, ti chiedo per cortesia di lasciarmi le tue impressioni nei commenti qui sotto, magari per aprire una discussione in merito. Inoltre, se il video ti è piaciuto, ti ricordo che YouTube sta dormendo, puoi distruggere il pollice in su, iscriviti al canale,
cliccare la campanella delle notifiche. Non ho dimenticato niente, no? Ma se ti avanza un Goldrake vero, regalamelo pure. E per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!